Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi. Oggi abbiamo un prodotto nuovo da provare, è una palette della Laila Cosmetics, che è un brand italiano. Faceva parte questa palette di una collezione di due palette occhi, una sui toni più caldi ed una sui toni più freddi. Questa che ho preso io, come potete immaginare conoscendo i miei gusti, è quella più fredda. È costata 23 euro circa, ma su internet ho visto che si trova anche a leggermente meno. Contiene 12 ombretti, di cui 4 sono degli shimmer. Si chiama Frivola, ovviamente un gioco di parole. Come vedete, gli shimmer tra loro hanno formule molto diverse, alcune sono più secche, altre più cremose. Lo stesso vale per i matte, che sono più o meno sottili e più o meno scriventi. Come primo matte ho usato FDM, che onestamente non so che cosa significhi, è una sigla per qualcosa, anzi se lo sapete lasciatemelo scritto qua sotto. Questo ha una grana molto molto sottile, sembra quasi una cipria ed è questo color mattone. Mi ricorda molto come formula i matte della Rose Quartz, ovviamente quelli sono un po' più belli per i miei gusti. È decisamente però meno scrivente e meno sfumabile. Ho preso poi Dark Cherry, ovviamente il colore è già descritto nel nome, è un colore che mi piace molto, ma ho notato che questa formula fa fatica a sfumarsi bene quando si sovrappongono più ombretti. Questa cosa è diventata molto molto palese, soprattutto nel momento in cui ho aggiunto il nero che si chiama Explicit, che è un nero poco intenso da molto sul grigio, con una grana molto molto più spessa degli altri e che fatica ad attaccarsi sugli altri colori, quindi onestamente consiglio di usare prima lo scuro in questo caso, anche se come processo di solito non mi piace. Comunque lavorandolo più a lungo alla fine ho ottenuto più o meno il risultato che volevo. Ho pulito con un correttore il mio angolo esterno e disegnato sempre col correttore la mia half cut crease. Con Frost Flash, che è uno shimmer specchiato color carne dalla texture cremosissima, ho riempito la zona vicina alla coda sulla mia palpebra mobile. Questo colore, devo dire, è bellissimo. Ho usato poi Pulsar su tutto il resto della palpebra. Questo colore è un lilla argento riflessato rosa. La texture di questo ombretto è molto più spessa e glitterata, quindi presenta come dei pezzettini ed è molto molto più trasparente come base. Essendo più secco degli altri shimmer, è consigliabile usarlo su una base di primer o di correttore o di colla per glitter, quindi su una base appiccicosa. Nell'angolo interno dell'occhio ho usato Hybrid Mirror, un argento chiaro, ovviamente specchiato come dice il nome, ma allo stesso tempo questo contiene anche dei piccoli glitter. Sotto la rima ciliare inferiore ho messo Thoughts, che è il marrone scuro della palette, ed Explicit, che è il nero che abbiamo usato prima. Avrete notato che tra una cosa e l'altra ho aggiunto una linea, diciamo, per delineare la mia cut crease con una matita marrone di NYX e l'ho portata fino all'angolo esterno. Questo è il look finito, in generale la palette è abbastanza carina, consiglio, come dicevo prima, di non sovrapporre più di due matte se si vuole usare soprattutto il nero. La consistenza è comunque molto piacevole al tatto, gli shimmer sono molto molto belli, soprattutto quel color carne ed il lilla glitterato sono decisamente la parte migliore della palette. Il packaging è soft touch, il colore ovviamente del packaging mi piace, ma diciamo che appunto questa texture tende un pochino a sporcarsi. Come tema colori la vedo benissimo da utilizzare insieme alla Rose Quartz di Huda, soprattutto insieme ad alcuni degli shimmer della Rose Quartz. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un pollice in su ed iscrivetevi al canale, spero di vedervi in un prossimo video, un bacione, ciao ciao!